Salve ragazzi, oggi 10 ottobre, vi voglio preannunciare una cosa che ancora i mezzi di informazione non vanno divulgato e riguarda Schettino, il grande nostro Schettino che sta agli obblighi di dimora a Meta di Sorrento in bella vacanza, in bella mostra. Naturalmente questa volta l'udienza ci andrà perché il 15 ottobre ci sarà la grande udienza a Grosseto sulle 32 vittime e due ancora dispersi della Costa Concordia. Ha detto che quell'udienza lui presenzierà rispetto alle altre che non c'è manco andato. Voglio dire, perché logicamente lui di quello che ha commesso non se ne rende nemmeno conto e pensa di essere innocente, logicamente. E anche quelli di Meta si dividono tra chi dà ragione e chi invece gli dà torto, logicamente. Ma sai, giochi in casa, è normale che ci sia anche una buona parte di persone che dicono che in fondo lui non aveva nessuno, non era completamente, non è colpevole, insomma. Che si tratta, diciamo, di un incidente. Questo adesso vedremo il 15 ottobre cosa ne dirà il Grand Jury, insomma. Comunque i supremi giudici già hanno defilato che lui non era una persona capace, stando al comando di Costa Concordia, di prendere le redini della nave per pilotarla in una situazione di emergenza. Quindi proprio hanno anche messo in risalto che forse lui non aveva queste capacità professionali. E non so se magari questo è perché, logicamente, come tanta gente, arriva delle poltrone attraverso delle compiacenze. Comunque aspetterò con tristezza e con rammarico, che ve lo dirò in anteprima, che naturalmente Schettino ne uscirà a testa alta, perché logicamente qui siamo l'Italia degli imbroglioni, l'Italia che logicamente chi commette e chi fa, logicamente poi alla fine se trova gli sgavinamenti, i cavilli legali per dirsi vabbè non è colpevole di qua di là, anche se la telefonata di Schettino che l'hanno visualizzata più di 2 milioni di persone su YouTube fa ben dire ben chiaro com'è andata la situazione, logicamente. Poi logicamente quello che dirà un giudice, che naturalmente ammetterà sempre che ci sarà spazio a credere che magari lui non era totalmente colpevole perché non si sa per quale motivo, vedremo come andrà a finire, logicamente. Italia. Per me lui se la cava con un omicidio colposo e gli daranno sia no 2 o 3 anni, logicamente, e magari perderà il posto come comando di una No, nave. un posto di Arrivederci lavoro. ragazzi, siamo su Senigallia, sempre se andate a cercare su Google Maps se la trovate. Per me l'Aspromonte è la soluzione migliore, ragazzi. Metro cubo per queste persone, non affidarsi ai legali, perché affidarsi ai legali, ragazzi, vuol dire come agente di Taormina, ce lo insegna, riesce a cavare e a togliere dalle magagne qualsiasi persona che rea è colpevole di qualcosa che sicuramente ha fatto. 32 persone non ci sono più e due ancora non si sa dove sono. Arrivederci, ragazzi.